Alla questura di Imperia abbiamo avuto delle grosse novità, dei cambiamenti. Il vicario del questore, il dottor Lucio Aprile, ha assunto dal 1 ottobre l'incarico di vicario del questore di Ravenna, e invece ad Imperia è arrivato appunto sempre dal 1 ottobre il dottor Giuseppe Maggese. Giuseppe Vaggese quindi sarà il mio nuovo vicario, viene dalla questura di Modena dove ha fatto una lunga esperienza anche sia di anticrimine anche di ordine pubblico. E poi abbiamo ancora il dottor Saverio Aricò che ha lasciato il commissariato di Alas già da un paio di settimane. E qui alla questura di Imperia, dove ha assunto un incarico molto, molto delicato e molto difficile, quello della gestione del personale. In questo giro di novità, il dottor Macrì è stato trasferito al commissariato di Sanremo e quindi adesso affiancherà il dirigente, il dottor Lorenzo Manzo, nella complessa attività di controllo del territorio di quell'area tanto, tanto difficile, tanto importante da controllare. Io sono il nuovo vicario da pochissimo di Imperia e vengo appunto dalla questura di Modena. Per me questo è il primo incarico in qualità di vicario, quindi rappresenta per me una nuova esperienza. Spero di poter offrire un valido contributo al buon andamento di questo importante ufficio e da parte mia posso assicurare naturalmente tutto il mio impegno in questo senso. Io ho ormai una lunga esperienza in polizia, nel senso che è quasi venticinquennale, per cui sono stato in servizio presso diversi reparti, prima alla polizia ferroviaria, qualche anno all'estero in missione di peacekeeping, Bolzano, poi Modena e finalmente sono stato assegnato qui alla questura di Imperia. Sono Saverio Aricò, ho assunto da poco l'incarico di dirigente del personale dell'ufficio tecnico logistico, è una nuova esperienza anche perché io provengo da un'esperienza professionale prevalente di polizia giudiziaria e da quando ho lasciato appunto il commissariato di Alassio ai primi del mese scorso sono arrivato qui in questura e proverò a cimentarmi con questo nuovo incarico che comunque è particolarmente delicato, ma anche interessante per alcuni aspetti.